Io vivo nella contea di Huntington, della Pennsylvania centro-meridionale, una prigione di 100 anni fa, con le torri gotiche che emanano un'aria di presagio, evocando la cupa atmosfera dell'alto medioevo. Io ed altri 78 uomini passiamo 22 ore al giorno in celle di 2 metri per 3. Le due ore restanti le possiamo passare all'esterno, in un box recintato da una rete metallica e circondato di filo spinato, sotto lo sguardo di torrette con le mitragliatrici. Benvenuti nel braccio della morte della Pennsylvania. Che le prigioni siano focolai di violenza è innegabile, ma le manifestazioni aperte di violenza sono raramente quotidiane. L'orrore più profondo della prigione sta nei banali fatti quotidiani, che trasformano i giorni in mesi, i mesi in anni e gli anni in decenni. Il carcere è un assalto, secondo dopo secondo, all'anima, una degradazione quotidiana del proprio io, un ombrello oppressivo di acciaio e mattoni che trasforma i secondi in ore, le ore in giorni. Racchiuso dentro un bozzolo psichico di negatività, il male peggiora e si nutre di frattaglie malvagie. Chi ha subito danni viene danneggiato ulteriormente. Chi è semplicemente curvo si attorciglia. La selvaggia monotonia, che intorpidisce la mente e uccide l'anima, che rende ogni giorno un eco del giorno precedente, senza alcun pensiero o speranza di sviluppo, trasforma la prigione nella dimora della morte dell'anima, per più di 1 milione di uomini e donne detenuti attualmente negli infernali buchi degli Stati Uniti. Uno spintone, un insulto, una granula di pugni e un detenuto viene legato e portato in fretta all'unità di segregazione RHU, dove comincia il pestaggio. Avvolto nella dolce e falsa fuga dei sogni, sento gli inequivocabili rumori della carne battuta dai manganelli, rumore di stivali, grida, bestemmie, e tutto si fonde nella macchina crea film della mente, che evoca i ricordi dei più grossi successi del Philadelphia Police Department, secondo me. I miei occhi stanchi scattano istantaneo, gli scricchiolii, i tonfi, gli uff, arrivano tutti insieme, troppo chiaramente, maledire, non è un sogno. Un'altra alba, un altro pestaggio, un altro detenuto preso a pugni nel sotterraneo da uno squadrone di guardie. La famigerata prigione di Camp Hill, luogo di un'infuocata protesta durata 2 giorni, ora sta diventando più famosa, non per i suoi detenuti, ma per il suo personale. Come dopo la spaventosa rivolta di Attica, i prigionieri si trovarono di fronte ad un'ondata di depressione successiva ai disordini che rasentò le barbarie. Il Sunday Patriot News riferisce di una campagna di torture, furti, terrore e umiliazione che accolse i prigionieri a causa della rabbia senza freni delle guardie. Inizialmente i detenuti furono ammanettati, legati l'uno all'altro e tenuti per 3 giorni in questo modo, all'esterno, nel cortile della prigione. Questo finì solo dopo che la sezione della Pennsylvania, dell'American Civil Liberation Union, riuscì ad entrare nel carcere e con un'istanza del giudice del distretto federale fu emessa un'ordinanza restrittiva temporanea che vietava questa pratica medievale. Ma non prima che i funzionari della rieducazione si servissero di tale pratica per umiliare ulteriormente i prigionieri di questo istituto di media sicurezza. Scrisse un detenuto: quando volevi andare al gabinetto, volevano che la persona in piedi pulisse l'altro detenuto, dal momento che questo non poteva farlo perché era completamente ammanettato. Se il detenuto non voleva farlo, veniva picchiato con i manganelli, ed entrambi dovevano stendersi faccia in giù nel mezzo del campo di basket. Guardie che rubano, brutalizzano, che umiliano intenzionalmente le persone in nome del popolo, sono una parodia del termine funzionario della rieducazione. Il ministero governativo che tollera, ignora, chiude per convenienza un occhio su simili atti di criminalità di Stato, mentre punisce i prigionieri per le più banali e indimostrate infrazioni, non è degno del nome di istituto di rieducazione. Lo show televisivo nazionale Justice Files ha diffuso recentemente un sensazionale rapporto che rivela che in un periodo di 10 anni,
dal 1981 al 1991, sono avvenuti da costa a costa più di 79.000 casi di brutalità da parte della polizia. Se corrette, queste cifre indicano più di 7.900 casi di aggressione l'anno da parte della polizia, in media più di 658 volte al mese, più di 164 volte la settimana. La polizia, strumento del potere capitalistico statale bianco, è una forza che crea disordine nella comunità, invece di pace. Essa ha prodotto più criminalità, più scompiglio, più danni alle proprietà e perdite di vita e di pace di qualsiasi gruppo di criminali nella nazione. A causa della gang poliziesca, in America i disordini sono inevitabili e la colpa può essere attribuita a quelli che affermano di essere funzionari di pace, brutalizzando il popolo che hanno giurato di servire. Ciò che i visitatori non vedono prima dei colloqui è uno spettacolo terrificante, la perquisizione delle cavità corporali. Una volta che il prigioniero è nudo, la guardia dei colloqui sputa fuori una cadenza familiare. Apri la bocca, alza la lingua, porti protesi, fammi vedere entrambi i lati delle mani, tira indietro il prepuzio, solleva lo scroto, voltati, chinati, apri le natiche, fondo dei piedi, vestiti. Stati che non hanno avuto esecuzioni per un'intera generazione ora preparano le loro macchine. I generatori gemono, le soluzioni velenose vengono mescolate, i gas vengono controllati e preparati, le camere silenziose aspettano l'ordine di soffocare la vita. Alcuni decenni fa, un famoso giudice della Suprema Corte della Pennsylvania assistette a un'esecuzione sulla sedia elettrica e scrisse: egli cominciò in modo incerto e sofferente a raggomitolarsi sulla sedia, ma ormai le guardie procedevano veloci. Lo sollevarono in alto sul sedile e gli aggiustarono gli elettrodi sulle caviglie e sui polsi. Poi gli allacciarono una spessa cinghia al petto e gli calarono sulla testa la pesante maschera di strisce di cuoio. Essa nascondeva tutto, eccetto la punta del naso e le labbra. Egli si sforzava di tranquillizzarli, mordendosi la lingua, il massimo che poteva fare. Con il cuore e la mente impazziti, cercava di controllarsi e di sedere in modo eretto. Poi il giudice Bock va alla sostanza del suo resoconto, istante per istante. Le guardie si tirarono indietro. Il direttore, che era rimasto con le braccia alzate, abbassò la mano. Ci vollero 1 minuto e 37 secondi. Ci fu un sommesso gemito e uno schiocco breve e forte, come di un serrare i denti con forza. La testa di Roger volò all'indietro e il colpo balzò in avanti contro le cinghie che lo stringevano. Quasi subito il fumo si levò dalla testa e dal polso sinistro e venne aspirato dal ventilatore sopra il capo. Il corpo si agitò contro i lacci e le labbra smisero di tremare diventando rosse, poi lentamente cambiarono in blu. Sulla pelle apparvero gocce di vapore e si sentì uno sfrigolio. Nell'aria si sparse un forte odore di carne bruciata. Roger stava cuocendo la griglia. La corrente andò via con un secco schianto dopo 2 minuti e Roger crollò all'indietro sul sedile con la testa penzolante. Nessuno si mosse. Poi arrivò la seconda scossa e di nuovo il corpo si sollevò contro le cinghie di contenzione e il fumo si alzò su di esso. La carne visibile era rossa come quella di un tacchino. Di nuovo la corrente andò via e questa volta il dottore si avvicinò per ascoltare, ma tornò indietro e scosse la testa. A quanto pare Roger stava ancora debolmente aggrappato alla vita. La terza scarica lo investì di nuovo e il fumo, lo sfrigolare, l'arrostire. La carne si gonfiò intorno ai lacci. Il dottore ascoltò attentamente e sollevò la testa. Io dichiaro morto quest'uomo, disse, avvolgendo lo stetoscopio. Erano passati 7 minuti da quando Roger si era seduto sulla sedia.